Eccoci qui, cari amici, dopo un paio di giorni di stand-by per quanto riguarda il mio canale ufficiale YouTube. Oggi parliamo, come vedete anche dall'immagine di video copertina, dell'Olympia Exchange Armani Milano, che in pochi giorni, cari amici, due vittorie di fila in Eurolega che la continuano a portare su un piano ben importante della fase regolare dell'Eurolega, battendo ieri in quel del Forum di Assago di Milano 89-78 Saski Baskonia, dove ricordiamo c'è il nostro caro amato Fontecchio, punteggio 89-78. Vediamo un po' la regia, cronologia dell'incontro: primo quarto 21-10, secondo quarto 40-25, terzo periodo 66-48, ultimo 89-78, quindi gara dominata dalle scarpette rosse da lì dal primo al quarantesimo minuto. Per quanto riguarda le statistiche giocatore, per quanto riguarda l'Olimpia Milano, il massimo top scorer abbiamo Hall con 15 punti, Sergio Rodriguez 14, Dennis 13, Niccolò Melli 13, Delaney 8, Heinz 8, Bentil 6, Grant 5, Biliga 4, Kel 3. E nessun punto per Ricci e Tarcevski. Per il Baskonia, il massimo top scorer è stato Costeio con 23 punti, nostro Fontecchio 5 punti in poco meno di 20 minuti giocati. La classifica vede attualmente l'Olimpia Milano che sta al terzo posto con 17 vinte e 7 perse. Vediamo qui dalla statistica anche 4 vittorie nelle ultime 5 partite, anzi io ho visto proprio prima di fare questo video che l'Olimpia Milano da quando è iniziato il 2022 ha perso solo una partita in Euroleague e ne ha vinte ben 7. Olimpia Milano con 3 vittorie di vantaggio sull'Olimpia Kos, lo Zenit di San Pietroburgo che però hanno una partita in meno, quindi una in più da giocare. In casa l'Olimpia Milano è quarta, 10 vinte e 3 perse, 2 nelle ultime 5, che risalgono al 3 febbraio in casa contro il Fenerbahce 60-71 e quella di 2 punti in casa contro il Real Madrid 73-75. Fuori casa invece continuo successo nelle ultime 5 successi consecutivi, 7 vinte e 4 perse, è praticamente possiamo dire primo insieme al Real Madrid e Barcellona, appunto 7 vinte e 4 perse. Poi, per dare uno sguardo ancora più importante alla massima competizione continentale di Eurolega, possiamo dire che i prossimi impegni dell'Olimpia Milano saranno, vediamo un po', allora, Olimpia Corso, Olimpia Milano il 24 febbraio alle 20:45. Poi ci sarà la partita casalinga, la 21ª giornata, il recupero, 1 marzo 20:30, Olimpia Milano, Unix Kazan. Poi avremo Panathinaikos Olimpia Milano il 4 marzo alle ore 20. Poi ancora vediamo, allora. Real Madrid, Olimpia Milano il 10 marzo alle ore 20:45, Olimpia Milano contro Bayern Monaco il 18 marzo alle 20:30, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano il 22 marzo alle ore 20:05.
Anadolu Efes Olimpia Milano il 24 marzo alle ore 18:30. Olimpia Milano Zenit di San Pietroburgo il 29 marzo alle ore 20:30. Olimpia Milano contro Monaco 31 marzo alle ore 20:30. Lyon Villeurbanne Olimpia Milano il 7 aprile alle ore 21. Quindi, come possiamo vedere da questi numeri, ci saranno più partite in trasferta che casalinghe, considerando anche i recuperi delle partite non disputate causa stramaledetto Covid. Bene, noi ci vediamo nelle prossime occasioni, buon fine settimana. E mi raccomando, stiamo sempre sul pezzo, ciao!